Bene, oggi la giornata volge al termine, sono le 3:30, questa mattina che sono qui a cercare dopo queste fessure, in effetti mi aspettavo qualcosina di più. In realtà ho trovato dell'oro molto interessante, molto bello, molto particolare, piccolo, molto piccolo, però cristallino. È interessante la cristallinità dell'oro che ho trovato qui. Vado a vedere al microscopio, adesso vi faccio vedere quando c'è l'oro più come lo si raccoglie, con una fialetta, subito. E le pagliettine sono tutte disposte nella nostra fialetta. Adesso ve lo faccio vedere come sono fatte. Bene con l'effetto lente. Vedere un po' grandito, però è molto interessante come ora. Molto molto bello, carino, dai, è un oro di un torrente che, della quale non esistono segnalazioni aurifere, se non la follia del sottoscritto di pochi altri fatti che sono andati qua a cercarlo. È un oro molto cristallino, molto interessante. Tutta sta fatica, fatica tanta, però anche bellezza, anche avventura, anche ambizione, speranza che ogni volta che si apriva una fessura qua della roccia ci fosse qualcosa di significativo. Le più grosse sono uscite qua sotto, esattamente qua, queste rocce. Sta appannando un po' l'obiettivo. Oggi la giornata era davvero fredda, mani ghiacciate. Come detto, ora poco, ma io non sono qui per i quantitativi, sono qui per esserci. Essere qui è già esserci. C'è la bellezza, i luoghi, c'è l'avventura, c'è la speranza. Sì, io sperando muore male, però. Adesso mi sono divertito come una scimmietta. Ma è bello, molto bello. Non so se ci torneremo. Amico Walter laggiù ha lavorato di canaletta, provando nel materiale in situ, però che lui non è che ha trovato molto. Niente, insomma, è un fiume piuttosto avaruccio. È uno scrondo questo torrente. Ma prima o poi... Io sono convinto che qualcosa di interessante in questo fiumiciattolo c'è. Notare i guantoni perché fa freddino. Sì, sto riprendendo. Comunque, dai.
vi condivido un momento questo luogo perché è davvero bello, davvero bello. Non è male essere qui, un posto del genere. E là l'or, che filo or, poco. Prima o poi ci metterò sopra le zampe su qualcosa di poco, un po' di cazzo. Oggi è andata così. Relax, lavoro, fatica, però avventura, avventura bella, avventura interessante. Niente, cosa posso darvi come traduzione? Ecco, il posto dove ho trovato le mie pagliuzzine, le mie pepitine, era su quella zona fessurata, c'era tutta una serie di fessure interessanti, ma le fessure, quelle buone, erano in profondità, l'oro era sotto dove c'era uno strato d'argilla fangosa, ruggine, con ricchissima di ossidi di ferro, stranissima, mai trovata dell'argilla rugginosa, se non in questo torrente. Questo c'è perché a monte ci sono delle miniere di pirite. Pirite, probabilmente anche aurifere. Anzi, senza probabilmente, c'è una ragione perché qui c'è l'oro. A monte c'è una miniera di pirite. Estraevano la pirite, però l'arricchimento durante milioni di anni di queste porzioni di pirite evidentemente ha creato qualche arricchimento aurifero e io qualcosina ho trovato, non è molto, però è avventura bella. Prima ho usato il pompometro, adesso vi faccio vedere un po' il pompometro. No, niente pompometro, l'avete visto nel video di prima. Ciao.